All'inizio del secolo scorso, chi viveva nelle Alpi italiane doveva sempre cercare un secondo mestiere, specie nei mesi invernali, quando non si poteva più lavorare nei boschi e nei campi, per la troppa neve. Molti nelle valli occidentali emigravano, specie in Francia, e quelli che rimanevano dovevano trovare qualcosa da fare per sopravvivere. In Valle Maira, nel sud del Piemonte, al confine con i territori di Provenza, Alpi e Costa Azzurra, gli uomini si erano inventati il lavoro di raccoglitori di capelli. Andavano a tagliarli alle donne che vivevano tra le montagne più lontane, isolate. Poi li portavano nei loro paesi dove i capelli venivano lavati, lucidati, riuniti in trecce e poi, la primavera successiva, venivano rivendute agli atelier che costruivano parrucche. La famiglia Cordero, protagonista del romanzo, scavalcando con i muli le Alpi italo-francesi, trasportava le sue confezioni di capelli fino a Embrun e Marsiglia e da lì degli agenti di commercio le distribuivano in tutta Europa e anche nei paesi d'oltremare.